sarebbe quello di realizzare una libreria di book crossing, ovvero la possibilità in maniera molto libera di poter scambiare, donare e prendere libri all'interno del parco Colonna. Ciao, qui è Para, è da tantissimo che non sto realizzando video su YouTube, tant'è vero che tenere la telecamera così mi pesa un pochino. Ma perché non sono stato così presente ultimamente? Semplicemente ho realizzato molte azioni di guerriglia garden all'interno del mio quartiere e del mio paese. Non starò oggi a spiegare cos'è la guerriglia garden. Ora, l'ultimo, tra virgolette, progetto che vorrei realizzare in conclusione di questo ciclo di attivismo civico. Allora, come possiamo vedere da questo bellissimo schizzo, il paletto originale che ospitava il secchio aveva due pezzi che sostenevano questo secchio che è svanito. L'idea quindi sarà quella di inserire questa cassettina all'interno del paletto, o almeno infilare la cassettina sul paletto, e poi sfruttare questo primo sostegno come blocco insieme a questo. E come potete vedere qua, l'idea sarà di mettere un piano bello resistente che si appoggia su il palo e poi qua al laterale mettere due blocchetti di legno per fissarsi sul primo blocco e impedire magari la rotazione della cassetta su il palo. E quindi l'idea sarebbe semplice, anche se realizzata in maniera spartana, perché è un prototipo e come tale è un esperimento, un azzardo, una scommessa che io e voi stiamo facendo per quanto riguarda la comunità del Parco Colonna di Marino, che potrebbe in qualche modo apprezzare tantissimo questa opportunità o semplicemente distruggerla con un cerino e dar fuoco a tutto, o addirittura negli estremi più lontani prendere questa cassetta e rubarsela, come già in qualche posto è accaduto. Quindi è una vera scommessa che sto facendo con voi, ma sarebbe ancora più bello se insieme a me anche qualche youtuber un po' più famoso, o almeno che è un divulgatore scientifico o un scrittore motivazionale, possa in qualche modo donare alla causa un suo libro. Perché l'idea sarebbe creare questo book crossing come se fosse un porto dove i libri possono attraccare e poi ripartire su mari ignoti che della curiosità umana. Volevo fare tutto un video bello carino di montaggio, ma alla fine stavo perdendo troppo tempo, è tarda sera e questa più o meno è la conclusione. Ora metterò a posto tutto e mi teletrasporterò direttamente sul luogo dove collocare l'armadietto. Mi trovo adesso al parco e qui è la postazione dove vorrei mettere la casetta. Come potete vedere, questo era un palo dove... qua praticamente vediamo tutti i step: secchio funzionante, secchio rotto e poi secchio smarrito. Ci sarà un sacco di vento, quindi non so come si sente. Ebbene, a quanto si può vedere, ecco qui il risultato: la cassetta è stata installata e già ho inserito alcuni libri, tra cui due enciclopedie, un libro di enciclopedia geografica e un libro di zoologia. Ora, se avete in mente di regalarmi qualche libro da poter poi mettere lì, ogni donazione è ben accetta e poi basta che mi contattate privatamente. Spero che il risultato duri a lungo, quindi niente, non mi voglio dilungare troppo perché oggi, cioè, ci sta pioggia, vento, di tutto. E un saluto da me e dall'assistente Panterina.